Però quello scoglio grosso, se lo vuole segnare oggi, bene, se no no. Non so se ce la faccio, tanto no, tanti due niente. Poi subito la poppa della nave c'è i ferraglioni. I ferraglioni sono subito dopo la punta del faraglione. Allora, qui c'è scritto punta del faraglione, è questo? Sì, del faraglione, questa? Sì, però okay. È punta del faro e i ferraglioni sono quelli dopo. Questa è punta del faro. Sì. Dove c'è il fanale? Che c'è la statua sopra. Sarà questa. Tutto l'incontrario. Punta. Allora è questa. C'è Zolletto Calanova. Ok, allora ci siamo. Dopo Calanova c'è Musciantone. C'è? No, questa è quella che stanno facendo. Musciantone. Perché qui è scritto punta dei vecchiaioli. Sì. Ok. Dove c'è le grotticine. Sì. Se c'era due grotticine, quelle sono i grattaghioli. Grattaghioli. Bisogna registrare Ghioli, con una L. Sì. Poi c'è Musciantone. Cos'è Musciantone? Scusi. Musciantone è dove c'è la frana. Ah, ok, mi sembra un vino. No, no, non è vino. Musciantone, questa è la frana. Sì, è lì, è dove c'è, qui. Ed è? Cosa c'è scritto? E qui c'è scritto punta dei vecchiaioli. No, è sbagliato, perché dove c'è le grotte sono vecchiaioli, sarebbero grattaglioli. Grattaglioli, quindi questo è il cancello qua. No, no, qui non serve a niente. Va bene? Ok. E invece un metto qua? Musciantone. E come si scrive? Mu? Musciantone. Mu? Alla francese? Sì. Musciantone, ok. Poi dopo c'è l'entrisco, qui ci hanno messo le capre, l'entrisco, prima della civiltà. Dove c'è scritto le capre lo sostituisco? Dove c'è tutta quella frana grossa, con quelle... La frana è qua. Ecco, dove c'è tutta la frana grossa, che sì? C'è quelle, il zundi, quelle che fanno... E lo chiamo? L'entrisco. Tutto... L'entrisco. Ma le capre lo lascio quindi? Ma le capre non esistono. Serve a niente, non esiste. Via. Andiamo perché ce l'hanno messo? Non so. Poi c'è la Civitata. Ok. Bellicone la Civitata. Bellicone è quello scoglio affiorante che c'è davanti alla Civitata. Quello pericoloso. Quello che c'è lì. A volte viene fuori, a volte si vede. Bellicone della Civitata. Sì, poi lo vedono, se ci vanno sopra. Se ci vanno sopra lo vedono. Ok. Devo farlo stanotte questo lavoro. Sì. Dopo di lì c'è la frana del ceppo. La frana del ceppo, poi c'è la spiaggiola del ceppo. Ok. Poi c'è la punta del padello. Perfetto. Poi andando avanti, dopo il padello c'è il carpice. Padello? Patello. Patello. Cosa ho scritto qua? Parello, no, cosa è scritto qua? Patello, giusto? Sì, sì. Poi c'è la carpice. È un golfo con lo scoglio in mezzo. Dove inizia l'area marina proprio. Allora, aspetta, lo golfo con lo scoglio in mezzo forse qui. No. Aspetta, come c'è scritto? Forse con la venza. Ortundomo? Sì. C'è sulla venza? Sì. Perché inizia proprio il parco. No. Si chiama Ortundomo, guarda. Sì. Ortundomo. Sì. Inizia il parco lì praticamente. Allora un attimo perché c'è le saline sono qua. No, qua. C'è un golfetto con uno scoglio in mezzo. Sì. Questo qua, ok. Questo. Conca del sale. Sì, è di Terra al Gatto dove c'è quella grande buca. Allora. Che fa parte, cioè grotta della Conca del Sale più esatto. C'è tutta la spianata. Perché sulla spianata lì ci sono tutte delle buche dove ci facevano sì. Il sale proprio. Poi c'è... abbiamo tafoni e fenomeni. Poi dove c'è tutte quelle strisce così, quelle si chiamano le scancie. Le scancie. Quello me l'ha insegnato Maria. Oh. Poi dopo c'è Cala Rossa. Sì. Cala Rossa, Zenobico. Quindi le scancie sono qua. Sì, dove c'è tutte quelle fatte sì, sì. Così. Qua. Cala Rossa, ok. Poi dopo Cala Rossa c'è lo Zenobico. Tutto lo Zenobito. Dopo lo Zenobito si va di là, sì. Va bene, che poi c'è del sordo, qui ho una calanca del sordo, ma la calanca del sordo è questa. È questa però, è la calanca. Ah, vedi, questa. Okay. Dopo la calanca del sordo c'è il ceppo. Qui ho scritto, no, qui c'è cara del Moreto. Sì, è il Moreto. Va bene. Moreto, non sbagliamo. No. Dopo il Moreto, prima di arrivare qui a confine, sì? C'è una grotta che si chiama Le Cantine. Ma le parti in due? Giusto.
sono le varie che rimane le proprio cinque fasi geologiche, okay. L'hanno messe con i colori. Grotta, le cantine. Poi c'è Punta delle Linguelle. Sì. Poi c'è tutte le tutta la costa, dopo le Linguelle, tutta la costa del Sondereto. E la costa del Sondereto finisce dove finisce quel grigio, quella montagna grigia, e poi inizia le cose. Ok, quindi è costa del Sondereto, va di Risco. Okay. E questa invece Grotta della Foca, questa Grotta va bene, Foca, Punta delle Cote, e le Cote, questo è il Golfo delle Cote, però questo va bene, si chiamava anche Scaletto, che comunque non Scaletto. Ha un po' Scaletto, sì, perché o quando la nave non faceva operazione andavano a traccare. Scaletto o Scaletto? Scaletto, come una un piccolo scalo, come uno scalo, un piccolo scalo con due T, quindi sì. Scaletto. Oh, dopo di qui c'è tutto il che finisce le cose e poi inizia il punto, quello si chiama il perché ci hanno detto affondo un vapore turco, ma quello poi è meglio non metterci, cioè, tanto non lo capisco. Dopo c'è, dopo, subito dopo c'è le galere. Le galere. Qua. Dove c'è quella, sì, sì, prima di arrivare in quest'angolo. Perché le galere? Perché c'è una montagna bella dritta lì, si vede, okay. Sembra come una galera. Va bene. Dopo le galere, prima di arrivare al Vetriolo, c'è la Mergonaglia. Questo, è questo? Sì, sì, è questo canalino qui. Una volta ci facevano i marangoni, ci covavano. La Mergonaglia. Mergonaglia. In capraiese è il marangone dal ciuffo. Ah, ecco, Mergonaglia, perché un punto qui ci fanno Naglia. Ok. Mergonaglia. Mergonaglia. Già, è proprio capraiese. Mergonaglia. Ah, ok. Poi c'è il Vetriolo. Sì, ok. Poi Punta del Vetriolo e poi inizia le Punta del Vetriolo, poi c'è la Peraiola. Sì, Peraiolo. Detto del Reciso. Poi c'è dove c'è l'archetto che si vede, c'è Recisello. Qual è il Recisello? E qui subito dopo qui c'è Punta del Recisello, eccola qua. Eccola. Ok. La e subito questo è il Recisello, è cala del Recisello. Ma qui non so, seno della Peruccia c'era scritto qua. Sì. No, aspetta, no. Perché questo, seno della Peruccia è questo. Esatto. Questo è Recisello. Ah, questo è Recisello. Mi scuso, ma sono proprio okay. Poi dopo il seno della Peruccia, poi c'è gli scoglietti che sono questi. Sì? Seno della Peruccia, sì. Seno della Peruccia è qua? È quello lì, sì. Poi qui c'è tutti i scoglietti. Ok. Dopo scoglietti si va a finire al Vado del Collo. Vado del Collo, sarebbe questo, questo qua? Quello lì. Vado del Collo. Okay. E dopo qui c'è tutta la costa di c'è scritto dove c'è scoglio della di Mosè. Poi lo scoglio di Mosè è questo, esatto. Questo qui. Sì. Poi c'è la Manza. La Manza, esatto. Dopo la Manza c'è sopra questo qui, sì. Siccome c'è tutte scope, si chiama tutta questo qui, prima sì. Di arrivare alla seccatoia si chiama Scopeto. 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 Perché c'è l'erica. Scopeto. Ok. Dopo lo Scopeto c'è sì, la seccatoia, la Manza, sì. Poi c'è la buca della seccatoia, dove ci si entra dentro con la barca. Okay. Dopo la buca della seccatoia c'è l'acquizzucola, quella che c'è segnata. Poi dopo si va avanti e c'è, dopo l'acquizzucola c'è la Punta del Cavallo. Qua? Sì. Poi c'è la Grotta del Cavallo. Ho Punta del Cavallo e Scoglio della Capra qua io. No, ma la capra è giù, è vicino al dattero. Questa parte è quella che più mi piace. Ah, perfetto, allora qui c'è un errore. Qui c'è uno scoglio che ho chiamato Scoglio della Capra. No, quello scoglio lì, quello che viene fuori così, è lo scoglio del cavallo. Ok. La capra, allora, aspetta un po', adesso vedete perché qui c'è anche il fresco e meno. La trincerata, la quello che dice lui. Allora. Sono quelli che la botte. Segnano tutti i nomi. La botte è qua. Giusto? La botte, prima delle frane. Poi c'è le frane sono qua, sì. Okay. Qui qua c'è scritto Cala della Mortola. Mortola. No, qui c'è tutto il pezzo, qua c'è. Cioè ci sono altre frane. Tre qua, frane dici? Sono subito dopo la botte, ce n'è una, due e tre. C'è tre frane. Sì, quelle che ha fatto. Ce n'è una grossa, una media e una piccola. Quelle sono le frane. No, una del nero. Le altre due sono le frane.
poi c'è la Mortola. Sì? Poi se arriva la Mortola c'è dove c'è quella spianata, poi c'è la aspetta, punta del Vecchiaione. Sì. Della punta c'è quella buca grossa, poi c'è quella grande spianata che sembra quasi Monte pensando, subito dopo la punta, dopo la grotta dove c'è il grotto che si entrava dentro una volta. Qui c'è scritto Punta delle Barbici. No, sì, questa va bene. Punta delle Barbici va bene. Poi qui c'è una grossa spianata. Sì. Che la chiamavano in capraesi la chiana dei musicanti. La chiana dei musicanti. Sì, poi la vede, bella qua, appena giri la punta per entrare nella Mortola, c'è questo punto subito dopo la spianato buca. Così. Cioè, quindi quando entri di qua, sì. No? Okay. Sì. Quindi deve essere questo. Subito. Tipo si vede, bella c'è grande. La grotta e c'è questa spianata. Meglio non andarci perché casca la roba. La lingua lì di Piana? Chiana. Chiana. Questo sono nome capraese. Questa è Norcia la Schietta. Musicanti. Poi c'è la grotta del Vecchiaione, poi c'è il Vecchiaione. Mm-hmm. Poi prima di arrivare alle Barbigie qui c'era l'antica buca della Foca. Sì, ora ormai se l'è rimangiata la frana ci si può rientrare. Perché questa qui, la Foca, poi me lo dicevano i vecchi capraesi, è scappata e se n'è andata via perché di fuori c'è uno scoglio grosso che si è staccato, allora prima la frequentava e poi c'è le Barbigie. Sì. Punta delle Barbigie, va bene, quella lì, poi e poi c'è Porto Vecchio. Ho fatto il giro come fa Maurizio, punta di Porto Vecchio, Ripa Rossa e poi Spiaggia del Frate. Sì. Grande. E siamo già arrivati, e poi siamo arrivati a Porta, abbiamo fatto il giro velocissimi, caspita, grazie. Va bene, allora io adesso metterò tutti i toponimi, poi vi sottoporrò questo più oggi, stamattina.